arriva e poi saluta. Abbiamo inteso fare questo appuntamento che ha una formula di tavola rotonda, di confronto, di dialogo con partner pubblici e privati. La parte pubblica ci ha seguito stamattina, adesso abbiamo due partner privati con i quali abbiamo instilato un accordo, un protocollo d'intesa per elaborare diversi progetti e dare quel supporto di rigenerazione e di vitalizzazione dei centri storici e dei beni monumentali, perché lo dicevo stamattina, la nostra funzione è anche quella di recuperare quei beni monumentali tenuti in uno stato di degrado e di abbandono. Questo è l'impegno che ci siamo assunti, ma anche l'indirizzo che vogliamo attivare con gli enti pubblici al fine proprio di elaborare questi programmi. Quello che state facendo, mi rivolgo ai ragazzi servizio civile, quello che state facendo nella formazione ricalca quello che ci diciamo, no? Il fatto di valorizzare, di promuovere i beni monumentali ma anche il patrimonio immateriale. Sono qui ovviamente, lo dicevo all'inizio, i due partner e poi i dirigenti dell'Umbli che ovviamente elaboreranno quelle che sono le idee secondo i propri compiti e secondo le proprie responsabilità. Un ringraziamento a tutti voi, anche alla parte imprenditoriale che ci segue, vedete anche negli stand quella che è la parte imprenditoriale che diventa anche una sorta di responsabilità sociale verso le azioni legate alle politiche sociali e di sviluppo locale. Io come prima parte, non si sente dietro, non so come aiutarli. Questo è il massimo. È il massimo, significa che chiederemo a chi seguirà gli interventi di alzare la voce. Io ripasso il microfono alla dottoressa Mezzatesta, che avrà la doppia funzione di coordinare i lavori e di relazionare. Quindi grazie a Emilia Mezzatesta, Artedo Calabria, l'altro partner è Scapi, il dottore Laporta, che poi ovviamente sarà la testimonianza di un progetto concreto, di un percorso progettuale concreto che ha avvantaggiato conoscenza ed economia in un centro storico. Quindi queste sono le cose che vi aiuteranno, che vi devono aiutare, cioè le testimonianze concrete, l'esperienza e la competenza di alcune buone prassi che hanno prodotto dei risultati interessanti e importanti. C'è il segretario regionale, l'architetto Nicolazzo, che poi ovviamente curerà quella che è l'aspetto burocratico dell'Umpli, l'azione dell'Umpli anche in virtù di quel riconoscimento nel terzo settore. Il servizio civile, come formatore c'è la dottoressa Ruggero, il delegato Giovanni Pir, e la figura femminile come rappresentante legale, presidente e rappresentante legale di una Prologo, che è Giuseppina Fragale. Ripasso il microfono ad Emilia Mezzatesta. Grazie. Allora io do subito la parola per l'introduzione di questa bellissima tavola rotonda, di questa magnifica giornata, dal titolo Scambi internazionali, rigenerazione e centri storici. Allora, la tavola rotonda si pone la tematica del ruolo delle Proloco nella configurazione del terzo settore. Allora, qui noi abbiamo una vasta, diciamo, rappresentanza del terzo settore, perché ogni Proloco ormai rappresenta il proprio territorio e quindi rappresenta un bene comune sociale. E do la parola al dottor
Scapi Salvatore, La Porta, Scambi Internazionale e Rigenerazione dei Centri Storici, questi nostri centri storici che rappresentano un valore da promuovere, un valore da valorizzare. Che cosa, qual è la sua ricetta, diciamo, cosa consiglia, se ci vuole parlare di questa sua idea imprenditoriale, soprattutto di questa realtà imprenditoriale? Buongiorno a tutti, non sapevo di parlare, però ti ringrazio. Comunque una testimonianza di quello che effettivamente può avere come valore aggiunto la Proloco, a cui abbiamo sempre puntato come volano di aggregativo di una serie di attività che si possono fare, cercando però di capire chi siamo, dove siamo e contestualizzare nel tempo e nello spazio. Allora, io sono il presidente di un istituto che si chiama Istituto Calabrese di Politiche Internazionali, un ente no profit che nasce dalla collaborazione tra l'Università della Calabria, una serie di comuni e alcuni operatori commerciali, imprenditoriali, e il Ministero degli Affari Esteri. Lo scopo dell'istituto è individuare la regione Calabria come luogo internazionale legato alla formazione e al dialogo tra i popoli, ma dove fare questo tipo di attività? Non nelle università, non nelle istituzioni pubbliche, bensì cercare di recuperare il patrimonio che noi abbiamo nei nostri borghi. Quando noi parliamo della Calabria, quando parliamo dei borghi, vediamo sempre i difetti, no? Guardiamo sempre il modello che ci viene sempre imposto, che è quello dell'efficienza, dell'efficacia, della velocità, della rapidità, no? Però stranamente le persone che vanno in ferie vanno in posti dove questo concetto non funziona, è proprio il contrario. Quando uno va in ferie, cioè quando uno non lavora, interrompe il lavoro, va nei posti dove c'è la lentezza, dove c'è la relazione umana, dove c'è la possibilità di poter capire se stessi e soprattutto avere un rapporto con gli altri. Quindi noi siamo quello che gli altri, a cui noi stiamo guardando, o comunque a quelli a cui la società ci dice di rivolgerci, aspirano alla fine del loro lavoro. Ed è tutto lì, capire cosa intendiamo per felicità. Qual è l'idea di felicità che noi abbiamo? Bene, noi viviamo in un mondo in cui la felicità è data dal, come sappiamo, dal consumismo. Per consumare devi lavorare, perché devi avere i soldi per poter consumare. Per lavorare un lavoro non ti basta, quindi devi muoverti, devi essere veloce, devi essere smart. Quindi siamo sempre riempiti da questo tipo di concetto. E invece quello che noi stiamo proponendo è il contrario. L'umanità ha bisogno di fermarsi, di recuperare quelli che sono i momenti veri e capire qual è la vera felicità. Alla fine del tempo si capirà che la felicità è data dalle cose semplici, che sono gli affetti, gli amici, la famiglia, e quello che ti ricorderai saranno sempre delle situazioni in cui il tempo era lento. E dov'è il tempo lento? Nei borghi in generale, nei borghi d'Italia in particolare, perché ovviamente non so quanti di voi hanno avuto la fortuna di poter viaggiare, capire che il modello del borgo come noi lo viviamo è il modello eccezionale per i paesi all'estero, è un qualcosa che lo capisci soltanto andando fuori. Se voi pensate, io non so, qua siamo tutti quanti di borghi calabresi, suppongo, no? I borghi, il più antico, cioè il meno antico ha 600-700 anni. L'America è stata scoperta, tra virgolette, 500 anni fa. L'Australia è la stessa cosa. Quello che noi viviamo è la storia, quello che noi viviamo è una serie di patrimoni immateriali che noi, come posso dire, dal momento stesso in cui noi nasciamo, viviamo. Viviamo nell'estetica, viviamo nella bellezza, viviamo in questo contesto, concetto di felicità, ma non ce ne rendiamo conto. Non ce ne rendiamo conto perché? Perché dal primo momento in cui noi nasciamo siamo inondati da questo altro modello di società e di felicità. Quello che noi stiamo cercando di fare è recuperare il tutto e cercare di portare la bellezza dei borghi e il patrimonio che il borgo rappresenta
nella formazione internazionale. Cioè dire, invece di andare a Boston a fare un master e pagare 40.000 euro, prendo i docenti di Boston e li porto a Tropea, oppure li porto a Belvedere. La formazione è la stessa, si chiama economia della conoscenza. La formazione è la stessa, soltanto che invece di mangiare i biscottini, mangio dieta mediterranea. Ho un rapporto umano col mio docente e con gli altri, e con gli altri coloro i quali fanno parte di questa attività di formazione. Quindi, in poche parole, noi abbiamo organizzato un programma che si chiama Pitagora Mundus. Pitagora Mundus perché un altro aspetto dell'economia è, se tu vuoi sviluppare un tipo di economia, devi partire da una cosa che è unica tua e portarla a un contesto e a una conoscenza mondiale. Il Colosseo sta solo a Roma, giusto? Se vuoi andare al Colosseo devi andare a Roma, ma se nessuno conoscesse il Colosseo di Roma nessuno andrebbe. Quello è un attrattore che crea economia perché è unica. Quindi cos'è che abbiamo di unico, abbiamo avuto nella storia come Calabria? Pitagora. Pitagora che ha informato tutta la filosofia, la cultura, la società occidentale. Quindi abbiamo chiamato Pitagora Mundus perché lo devi contestualizzare in un contesto globale. Tutto questo collegato al discorso della mobilità. Io non so quanti di voi avete fatto Erasmus, quanto di voi vi sentite cittadini europei? Parlo soprattutto alle nuove generazioni, qui noi facciamo parte comunque, non è che... Non so quanta possibilità avete avuto, quelli un po' di meno, quelli ne hanno poco, quelli hanno meno prospettiva di vita. Poi passa. Quindi il discorso qual è? La mobilità è fondamentale, quindi che cosa facciamo noi? Noi facciamo accordi con paesi stranieri, ospitiamo, facciamo attività, la cosa più semplice è il corso di italiano e cultura italiana nei borghi, l'ultimo l'abbiamo fatto a Belvedere Marittimo, dove le persone pagano un costo, come posso dire, più basso rispetto a quello che è il costo, no, nel mercato internazionale, e creiamo collegamenti con i paesi all'estero e quindi portiamo i ragazzi del borgo all'estero. L'ultimo l'abbiamo fatto con la Patagonia, abbiamo ospitato 40 studenti della Patagonia a Belvedere che hanno pagato, sono venuti nel mese di settembre, hanno avuto la possibilità di godere non soltanto del borgo ma del sistema borgo che abbiamo creato, coinvolgendo tutte le associazioni del borgo, tutti gli operatori commerciali del borgo, ovviamente l'amministrazione comunale e la scuola, tutti insieme, proponendo un'idea di turismo lento ed esperienziale, per cui le persone non sono arrivate in un luogo, ma sono arrivati presso una comunità che li ha accolti e non li ha fatti sentire ospiti, li ha fatti sentire residenti temporanei, li ha fatti sentire in famiglia. E questo il valore aggiunto. È questo che si stanno portando indietro, è questo che sta facendo la vera promozione pubblicità a livello mondiale, soprattutto in Sud America. Ed è questo su cui bisogna puntare. Parlavamo prima con lui della Proloco e della funzione che ha la Proloco. La Proloco è una delle cose più belle che esistono, per questo noi centriamo, perché si basa su concetti legati all'amore, alla passione e a credere che si possa fare qualcosa per avere un mondo migliore. Sostanzialmente questo è il discorso. Ed è lì che dobbiamo ritornare. E capire che le Proloco sono al servizio dell'amministrazione o di chi è del capo tribù temporaneo, ma per un progetto che è a lungo termine. E quando questa passione riusciamo a coniugarla con gli interessi anche economici condivisi, non gli interessi economici, no, che non si possono condividere, allora quello crea l'humus per poter creare un qualcosa di diverso. E la cosa di diverso alla fine sono i ricordi. Sono i ricordi che sono basate sulle emozioni, e le emozioni si basano su attività di esperienziali, e il turismo che noi proponiamo è proprio il turismo lento, turismo esperienziale, e i ricordi non sono altro che la concretizzazione dei sogni. Questo è il concetto, né più né meno. Utilizzare parole che sembrano in disuso perché sono parole, come posso dire, accantonate dalla cultura moderna, che è velocità, che è efficienza, che è efficacia, che è competizione, e ritornare alla cosa semplice. Noi gli abbiamo date le case vecchie, le abbiamo fatti mangiare con le signore anziane che hanno cucinato di supposto, le abbiamo insegnato la lasagna con i fagioli fatti e cucinati dall'associazione locale, ed è questo che è rimasto, ed è questo che invito le Proloco a recuperare, perché alcune le fanno, altri non lo fanno, altri stanno
cedendo al concetto di sistema, di efficienza e di efficacia, che invece non deve appartenere a chi porta avanti valori come quelli straordinari che porta avanti Le Proloco. Grazie. Grazie. Allora, io intervengo in doppia veste, sono Emilia Mezzatesta e rappresento la realtà di Artedo. Artedo è un network nazionale, io rappresento le scuole di arti terapie in Calabria. Noi eroghiamo formazione in musicoterapia, danzaterapia, teatroterapia, arte terapia e una scuola di crescita personale. Io sono un art coach in intelligenza emotiva. Oltre che lavoro in una scuola primaria, sono una docente, sono dirigente di una cooperativa sociale da 33 anni, Idea 90, e vivo, respiro nel sociale. Il sociale per me è la vita e ho improntato tutta la mia vita sui valori della solidarietà, della cooperazione e soprattutto del bene comune. Infatti io sono una consigliera nazionale di Conf Cooperative Calabria, sono nella commissione donne dirigenti e noi amiamo coniarci con il termine costruttori di beni sociali, perché le cooperative sociali sono costruttori di beni sociali. E il nostro motto in Artedo è: fai della tua passione la tua professione. Mi leggo a ciò che ha detto, il rappresentante dell'ISCAP, il dottor Salvatore Laporta. Noi lavoriamo con l'emozione, non è facile lavorare con l'emozione, perché c'è bisogno soprattutto oggi di introdurre un'alfabetizzazione emotiva. Si parla di emozione, sembra un concetto molto scontato e facile, ma non è facile esternare un'emozione. E allora noi che cosa adoperiamo? Adoperiamo il linguaggio soprattutto non verbale. Attraverso il linguaggio non verbale, il linguaggio del corpo, quindi noi riusciamo a trasmettere ai ragazzi la consapevolezza che hanno un corpo che parla, che è comandato da una mente pensante. Il concetto di rabbia, il concetto di gioia, emozioni che per tanti anni sono state mortificate, perché non è giusto mostrare la rabbia, come non è giusto per un uomo mostrare le proprie lacrime. Oppure come quando i bambini si baciavano di notte, i papà non potevano baciare i bambini perché rappresentava per il nostro maschio del sud una caratteristica di debolezza. E allora no. In quanto educatrice, in quanto una docente che si occupa di educazione, soprattutto educazione emozionale, quanto è importante già dalla prima nascita poter spupazzare, manipolare, sbaciucchiare il proprio bambino. In quel momento voi gli state trasmettendo tutta quella sicurezza per poter affrontare quelli che sono i disagi e le problematiche del domani. Per costruire un uomo o una donna sicura c'è bisogno soprattutto di relazionalità affettiva, di amore, ma soprattutto a livello emozionale. Le nostre emozioni si devono nutrire. È inutile che noi facciamo formazione se poi alla fine non riusciamo a trasmettere noi stessi i concetti principali su cui si fonda una formazione. Oggi più che mai resilienza, empatia, empowerment. Resilienza, mi abbatto, cado ma non mi spezzo, ricomincio, mi rialzo e ricomincio a muovermi, a guardare verso una direzione, un obiettivo. Empowerment, radicamento sul mio territorio, nella mia vita, nella mia famiglia, nei miei affetti. Possono venire tutte le tempeste di questo mondo, ma io sono un albero radicato e qualsiasi tempesta non mi potrà mai abbattere. Empatia. Tutti conosciamo il concetto di empatia. Quando faccio formazione con i ragazzi, allora, professore, empatia, entrare nei panni degli altri, e rimango lì. Empatia, entrare nei panni degli altri,
rimanendo se stessi, perché io devo essere soprattutto cosciente e in grado di potermi difendere e di aiutare gli altri, altrimenti annego anch'io. Empatia non significa che io sono la missionaria pronta a tutto a salvare il mondo e poi affogo, ma io devo essere consapevole di avere per prima degli strumenti che mi consentono di poter entrare in una relazione di aiuto, altrimenti affogo. È come quello che sta annegando in mare, io mi butto e quello si agita. Allora due sono le cose: o affondo anch'io o lui mi ascolta, gli do un pugno in testa e allora poi dopo, ok, privo di sensi, io riesco a salvarlo, perché devo pensare anche alla mia vita. E questi sono i cardini fondanti per una crescita personale: il riconoscimento delle proprie emozioni. Noi abbiamo un corpo che parla, ci sono persone che hanno dei disagi nella comunicazione, e allora quindi le arti terapie servono per una crescita personale. Il dottore parlava di rallentamento, ma rallentamento delle cose che contano, delle cose che servono, perché oggi più andiamo avanti e più abbiamo meno bisogno del superfluo e abbiamo invece una necessità per poterci conformare e riscoprire quello che diceva Schopenhauer: dobbiamo sollevare un po' il velo di Maya, perché noi sotto siamo fatti della stessa essenza di quel velo, di quella stessa materia. Allora, la scoperta della felicità. In questo momento noi stiamo insieme e abbiamo condiviso un momento molto felice. E allora io vorrei condividere dopo con i ragazzi del servizio civile, con tutti quelli che si vogliono prestare, a farvi mostrare un'esperienza di arti terapie. Intanto invito le Proloco, se vogliono, a potermi ospitare gratuitamente per fare dei brevi seminari di arti terapie nei loro territori. Grazie da Emilia Mezzatesta. Allora, io presento brevemente il Servizio Civile Universale, la dottoressa Giovanna Ruggero, è anche il responsabile del Servizio Civile, il dottor Giovanni Pirri. Ah, io direttamente. Ah, ok. No, pensavo ero. Ok, no, io sono molto veloce perché gli interventi sono stati abbastanza esaustivi, quindi io volevo ringraziare questa innanzitutto la Proloco ospitante, perché oggi ha permesso al comitato provinciale di fare i corsi e poi comunque anche di liberare un po' questi ragazzi, perché sono dalle 9 di stamattina, ecco, che stanno svolgendo, ecco, la loro azione così di formazione, quindi volevo un attimino, anche perché li vedo leggermente un po' stanchi. Quindi io grazie a tutti. L'Umpli, provincia di Cosenza, sta facendo un ottimo risultato, abbiamo più di 30 volontari, le Proloco impegnate sono tantissime Proloco che sono in attesa di decreto, quindi il Servizio Civile Universale sulla provincia cosentina sta crescendo tantissimo. La formatrice Giovanna Ruggero e Elvira Sacco per la provincia di Cosenza, per quanto riguarda una formazione in Umpli nazionale, quindi accreditati, insomma, hanno fatto un lavoro egregio stamattina, faranno le formazioni in presenza per quanto riguardano ancora le altre. Quindi voglio ringraziare il presidente Antonello Grossolavalle per questa investitura, se così si può dire, della delega che mi ha permesso di interagire con questo gruppo di ragazzi che sono spettacolari e sono veramente oggi questa nuova leva fa veramente, ecco, pensare che domani saremo rappresentati benissimo. Complimenti a tutti, perché svolgono veramente un grande ruolo sul nostro territori e non è facile in questo periodo. Quindi grazie a tutti. Giovanna Ruggero, i tuoi saluti, grazie. Allora, scusate solo un attimo, io ho dimenticato, ahimè, di leggere questo comunicato. L'intera manifestazione verrà registrata dall'Associazione Telematica Liberi TV. Tutto il materiale sarà fruibile nei prossimi giorni sull'omonimo sito, nonché sul canale YouTube e sui social della web tvliberi.tv. Io credo che comunque, voglio dire, siamo tutti consapevoli di essere in una libera piazza e quindi voglio dire che comunque in eventi del genere c'è
non solo la possibilità o il rischio di essere ripresi. Quindi vogliamo acconsentire a liberare, ecco, a dare il consenso di queste immagini pubbliche. Io chiedo scusa a Liberi TV e la ringrazio per la sua gentilezza e la presenza. E do la parola a Giovanna Ruggero. Buon pomeriggio, io sono estremamente felice. Io sono estremamente felice, insomma, io con i microfoni ho un po' di problemini. Estremamente felice perché dopo 2 anni di fermo finalmente si è potuta fare la formazione in presenza, che è tutta un'altra cosa rispetto alla formazione online. Ovvio che questi strumenti sono stati molto utili in questi 2 anni di pandemia, però ritornare a poterci guardare in faccia, a poter vedere l'altro direttamente, interagire con l'altro, è tutta un'altra cosa. Poi un altro motivo di felicità è che noi abbiamo trattato oggi 2 moduli, io ed Elvira Sacco, siamo formatrici nazionali dell'Umbli, perché l'Umbli ha deciso di dotarsi di formatori propri. Sono molto felice perché i moduli trattati, la formazione civica, ma soprattutto la comunicazione interpersonale e la gestione dei conflitti, si lega benissimo con tutto ciò che ha detto Emilia. Io guardavo, ma anche quello che ha detto il dottore, perché le emozioni sono importanti e sono in realtà un punto nodale di tutta la nostra vita, e i conflitti nascono proprio dove si creano delle conflittualità a livello emozionale, perché la comunicazione è soprattutto emozione. Quindi vedete, senza esserci messi d'accordo, senza aver convergiamo tutti allo stesso punto. E non solo, oggi i ragazzi hanno avuto la possibilità di formarsi, chiaramente di fare la parte teorica, ma di vedere le proloco in azione. Quindi vedere le proloco riunite, almeno le proloco cosentine, oltre ad alcune proloco di altre province, è stata credo un'esperienza importante. E quindi ragazzi, veramente ritenetevi fortunati di aver avuto un'opportunità oggi formativa sotto tanti aspetti. Grazie. Grazie dottoressa Giovanna. Allora, adesso diamo la parola alla dottoressa Giuseppina Fragale, presidente della Proloco di Gizzeria Caposuvero. E il ruolo della donna nella Proloco come valore aggiunto oppure come conquista indipendenza? Io sono stata attratta da questa radiosa signora in rosa e l'ho subito puntata da stamattina, ed è nata una corrispondenza empatica. A lei. Anzitutto buonasera a tutti e grazie al presidente Antonio Isabella che ci ha ospitato. Grazie a Campora che ci ha visto in questa piazza bellissima. Io volevo lanciare solo, visto che, anzitutto un saluto a tutti, ma poi volevo dire solo una cosa, un messaggio ai giovani: avvicinatevi alle Proloco perché è bello, cioè entrate nelle Proloco e poi vedete che si sta proprio bene. Io un saluto a tutti, un grazie, so che si va di fretta perché il presidente vedo che fa dei cenni che di sbrigarci. Un saluto a tutti, grazie. Allora, diamo la parola al segretario regionale, all'architetto dottore dell'Umpli, Paolo Nicolazzo. A lei. Alle conclusioni. Sì, a parte i ringraziamenti, innanzitutto buonasera a tutti, a parte i ringraziamenti ovviamente ad Antonio Isabella e ad Antonello Grossolavalli, io cercherò di essere telegrafico. Allora, 2 cose, il mondo del volontariato sta cambiando. È dal 2017 che c'è una nuova legge che sta cambiando radicalmente non solo l'aspetto, diciamo, amministrativo, ma proprio l'intero mondo del volontariato. Allora, 2 cose. La prima, ai ragazzi del servizio civile un invito.
non so quello che fate nei vostri progetti di servizio civile perché non li seguo molto da vicino. Quello che vi chiedo è: rimanete anche dopo, o almeno provate a rimanere anche dopo, perché la Prologo non è solo quello che vedrete nel servizio civile, è anche altro. È bello, ma sicuramente ci vuole molto impegno e soprattutto sacrificio, e nessuno vi ringrazierà. Però non ha importanza questo, l'importante è stare in pace con la propria coscienza, cioè quello di dire: io ho provato a fare qualcosa. Poi l'importante è farlo con onestà, con serietà, con impegno, non ha importanza il risultato. Io cerco di sfatare un mito che i presidenti di Prologo non tutti si candidano a sindaco. Io faccio il presidente di Prologo da forse 20 anni, perché non trovo nessuno che lo voglia fare al posto mio, ma non ho nessuna voglia di candidarmi a fare il sindaco, perciò non tutte le Prologo sono orientate verso un obiettivo che è quello politico, non è così. Bravo. Ci sono quelli che lo fanno solo per volontariato, perciò quello che vi chiedo è: rimanete, date il vostro aiuto, perché no, diventate anche voi presidenti e cercate di fare il massimo. Invece ai presidenti delle Prologo, quelli che sono in prima linea, ci sono una serie di problemi, adesso siamo solo all'inizio, diventare ente del terzo settore richiede, scusatemi il termine, un po' diciamo terra terra, richiede carte, documenti, richiede inserire la PEC, lo SPID, entrare, uscire, capisco che è diventato fastidioso e oneroso. Per quanto mi riguarda, io sto cercando di dare, ovviamente io faccio un lavoro, sono in ufficio tecnico di un comune, perciò non ho come dire, la possibilità di seguirvi passo passo, però cerco di esservi vicino, cerco di darvi dei suggerimenti. Chiaramente non tutto quello che facciamo è esente da errori, sia a livello regionale ma anche a livello nazionale. Quello che vi dico è: cerchiamo di tenere duro, sperando in un futuro che sia migliore. Tanto, scusatemi la battuta, ma ad andare via ci siamo sempre, non è che ci danno lo stipendio, perciò se vediamo che le cose vanno male andiamo via pure noi. Però cerchiamo oggi di tenere duro, di sperare in un futuro migliore e soprattutto di fare gruppo. Oggi questo è il primo evento di carattere non solo provinciale ma anche regionale che si riesce a fare, a parte il Covid. Il Covid è stato sicuramente un qualcosa che ci ha un po' fatto smarrire la strada, perché ognuno di noi, chiaramente essendo anche padre di famiglia, mamma, si è guardato un pochino le spalle, scusatemi la franchezza e la verità, ma è così. Adesso cerchiamo di ripartire con le dovute attenzioni, evito di parlare di security, safety, piani di sicurezza e quant'altro, perché ognuno, se no andiamo via subito, senza, lasciamo perdere queste cose, cerchiamo di lavorare per il bene delle nostre comunità, a prescindere da quello che succede, cerchiamo di fare rete, perché solo facendo rete ne usciremo, in nessun altro modo. Grazie e scusatemi se sono stato lungo. Assolutamente, allora inviterei un attimino, grazie della vostra partecipazione.